Salve a tutti amici, artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il tour della mia stanza, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con il video. Prima di partire con il video, ricorda di iscriverti al canale, attivare la campanella con tutte le notifiche, lasciare like e commentare. Grazie per il supporto. Partiamo con questa zona della mia stanza. Dicevo, chi conosce e vede i miei video nel canale, bene o male già la conosce perché è qui che registro i miei video. Magari può interessare maggiormente a chi invece in realtà la prima volta entra nel canale e vede questo video. Allora, in questa zona troviamo il cavalletto con matela e colori che io uso per dipingere, che periodicamente sposto più lì per poter dipingere. Poi le mie foto di un viaggio fatto in Messico un bel po' di anni fa, che ci tornerei volentieri anche oggi se potessi, economicamente insomma, è un po' difficile scegliere qual è stato il momento più bello, perché sono stati tutti momenti bellissimi. Questa è la foto forse più simpatica, però è un po' difficile dire qual è la più bella e qual è stato il momento più bello. È stato un viaggio bellissimo a prescindere. Poi vediamo questa zona qui, dove ci sono alcuni gadget e custom. Infatti c'è il video di questa custom di Spider-Man. Questo è un easter egg del canale. Poi alcuni gadget di Walking Dead, che è la mia serie preferita. Altri Lego, DVD, o meglio CD di Spider-Man, DVD di Spider-Man per il gameplay. Altre custom, questi sono DVD, sculture per pastori e altri vecchi film e DVD di Michael Jackson. Ok, passiamo alla seconda zona, quella di registrazione. Seconda zona, partiamo da questa qui. Abbiamo una pelle di abiti. Per l'occasione ho attaccato questo qui, una maschera che uso e ho usato per il video horror. Poi questo oggetto d'arte che non ho completato di dipingere, praticamente questo non ho fatto dipingere di piacere con il vento. Questo scheletro fluorescente che ha lasciato mio fratello quando ancora abitava qua con me, perché si è sposato e è andato via. E poi qua abbiamo i miei quadri, o meglio alcuni dei miei quadri, perché altri sono in giro della casa. Alcuni sono presenti anche nel canale, infatti mi ricordo che c'è il video della Serena. E in più, questo qua è l'ultimo video uscito, il Red Play Button. Poi anche qui registro con questo qui, gli speed art, dipinti, anche la scultura, il nostro disegno, e poi che viene tutta la magia del canale dove montiamo il video. Poi in più cos'è arrivato dopo, la PS4, Sky. Poi c'è il PC e tutto l'occorrente per gli speed art, i disegni, i fogli, in quella scatola c'è i pennarelli, i pastelli, tutto ciò, infatti anche le cartelline, tutto quello che serve per i disegni. Partiamo con la terza zona. Terza zona, zona comfort. Questa zona qua si vede molto meglio anche nei miei video, quindi già la conoscete. Qui abbiamo un minimo di Iron Man che sto riproducendo, che devo comunque completare. Si stacca anche questo grazie a dei magneti. Allora, poi dicevo, zona molto importante, questa qua, che qui è dove praticamente nascono le copertine, 90% delle copertine del video. È molto importante anche perché qua stiamo cercando di montare il green screen. L'unica cosa che ci complica un po' questa situazione qua è proprio la posizione del letto, non c'è vita, però comunque troveremo il sistema per poterlo fare, perché secondo me il green screen nel canale è molto importante. Detto questo, passiamo all'altra zona. Penultima zona. Questa qua. Allora, partiamo da questo regalino qui, che era la spada di Michonne. Poi, anche questa zona qua è molto importante per un motivo ben preciso. Scatola PS4, praticamente il 3 piedi per il riso di Nico. Io ti sono l'unico youtuber che c'ha come 3 piedi per la telecamera, la scatola della PS4. Ok, alcune figure, fumetti della Dog, questi qua sono storici che ricordano i vecchi tempi della scuola, alcune cose che mi hanno regalato anche, questa è qua per esempio, il mio iPhone, vecchi CD, MC,
sono MC, sì, MC di Pino Daniele. Colori, poi questa zona qua è molto importante perché all'improvviso è messo una cosa, questi qua mi ricordavo bene di averli, eccoli che un giorno avrò io, ma anche no, speriamo di no. Allora, se ne sfogliamo un paio così. Ah, questi qua sono importanti, però per quale ragione? A parte che sono card di Avengers, ma queste qua praticamente me le ha regalate un amico italo-americano, perché il papà americano e la mamma italiana, che stava lì sotto d'arte con me, e praticamente me le ha regalate. Devi forte, eh? Allora, detto questo, ancora più simpatico, che cosa è successo? Che è spuntata questa qui e ci siamo chiesti, ma dentro cosa ci sarà? Poi vedremo. Ok, ancora più in basso, libri di storia dell'arte, perché ovviamente è frequente dal visto d'arte. Questo pure un giorno vedremo cosa c'è, io lo so bene, poi vediamo cosa c'è dentro, io lo so. E sotto altre cose per dipingere, barattoli, acquaraggio, olio, olio cotto per dipingere, tutte le cose che servono per dipingere. Ok, e quindi passiamo all'ultima zona. Ultima zona, balcone, come ho detto, un po' di aria fresca finalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre lasciate like, commentate e condividete. Al prossimo video.